l'uomo è cacciatore, cazzatore, questa è la sua natura, e la donna preda. E poi, scusate, le donne fisse, sempre fisse, e ho paura di trovare stronzi, e non lo sai che la paura attira? E poi state attenti su Facebook, ci sono delle donne, ma quelle che si mettono sul profilo, lì di dietro, col perizoma, quelle lì non sono prede, sono cacciatori, se vi succhiano qualcosa sarà il portafoglio. E poi voi uomini cacciatori, quando tendete con l'arco alla vostra preda, ecco, tu che cosa vedi una donna? Che cosa vedi tu? Ecco, tu che cosa... il culo. Bravo, sei onesto, così è. Ho finito. Devo rientrare nel corpo del comico. È stato veramente un piacere. Buona fortuna. Massimiliano Carrisi! Vediamo se la nostra giuria ti porterà all'inferno o in paradiso. Oh. Iniziamo dalla signora Lucarelli. Perché ti sei travestito da Dante e perché hai sentito la necessità di fare questo sketch? Cioè, Dante raccontava il suo rapporto con la lingua volgare e tu ci hai raccontato il tuo rapporto con la volgarità. Cioè, non puoi mettere in bocca a Dante parole come trombare, cioè proprio... Ecco, se uno lo dice a livello didascalico si può dire, se uno lo dice per far ridere, vestito da Dante, con un monologo che non andava da nessuna parte... Insomma, io ti dico che boccio tutto, l'esibizione, il testo e soprattutto l'idea. Il nostro Paolo cosa pensa del nostro Dante Alighieri, da Toscano? Io ho incontrato questo Dante ad una serata e ha delle capacità di improvvisazione pazzesche. Lui chiedeva i nomi alle persone che partecipavano a questa serata e riusciva a creare delle rime, delle poesie, delle ottavine in maniera come davvero eccezionale. Come il grande Carlo Monni, che era ammentato e a cui io farei un applauso, perché purtroppo... non si possono dimenticare i grandi poeti. Lui ha queste capacità di improvvisazione che però probabilmente non so perché o non lo ha scelto oppure non ha ritenuto opportuno mostrarle. Ha mostrato un pezzo, secondo me, dove non emerge il suo talento, non emerge esattamente il meglio di sé. Diego. Quando uno si veste da qualcosa è perché deve esserci una motivazione forte e giustificarla. Già è una fatica giustificare l'abito, quindi tu parti in difficoltà, ti crei una difficoltà da solo. Poi ti ho visto anche un po' insicuro, nel senso che andavi in affanno. Io ho capito, mi è saltato il testo quindi ho dovuto riprendere. Ho visto che eri un po', hai avuto delle difficoltà, però capisco che puoi fare tante cose belle. Mi dispiace un po'. Dante, amico mio devoto, sentiamo la nostra Francini. Allora, ma tu non sei toscano? No. Ah, ecco. No, perché appunto, come dice Diego, il fatto di metterti... Io mi aspettavo un punto toscano. No, mi è piaciuto molto, credo che tu sia un attore di temperamento. Mi piace questa energia, questa foga, questa verve che metti. Probabilmente sì, ti è saltato un pezzo del testo. Però è sicuramente un attore, un comico diverso. Noi dobbiamo, loro più che altro, devono giudicarti per quello che vedono, però non sei banale, assolutamente credo a Paolo, credo al fatto che comunque tu sia un attore di caratura. Grazie. Selvaggia, sì o no? No. Paolo, sì o no? Chiamate Massimiliano per le serate, ma per la trasmissione purtroppo no. Diego, sì o no? Sì. Sì, quindi diventerà determinante il giudizio della nostra Chiara Francini. Dunque sei veramente, lei dirà, guarda sì, Diego. Tu arriverai al giudizio finale della prima manche. Io vorrei definire veramente una parola che inizia per M e finisce per Erda. Merenda. Allora... volsi così, colà. Io dico di sì, dai. Grazie, arrivederci. Ciao Massimiliano. Ho sbagliato, ma va bene lo stesso. Grazie a tutti.